adesso vi dedichiamo questo articolo alle nuove anticipazioni di Uomini e Donne, in quanto ci sono delle novità. Delle grosse novità. In primis, che riguarda Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon. E quindi diciamo che dopo Alessandro Zarino anche la tronista romana, a scelta e insomma è ovvio che a lei sia andata bene. In quanto Daniele Schiavon gli ha detto sì. Giulia Quattrociocche ha scelto Daniele Schiavon. Giulia Quattrociocche tronista di Uomini e Donne, a partire da settembre 2019. I due sono entrambi romani. E si era capito abbastanza che Giulia fosse molto presa dal suo concittadino. Diciamo che l'aveva puntata fin dal primo giorno. Si era visto chiaramente. Ma è andata bene paradossalmente anche a Alessandro Basciano. Ossia l'altro corteggiatore di Giulia Quattrociocche che potrebbe diventare nuovo tronista quasi per acclamazione. CMQ Maria De Filippi comunicherà a breve la scelta della redazione. E passiamo quindi al trono di Giulio Raselli in quanto ci sono grosse novità anche che riguardano lui. Vi è in primis mandato un video di una ragazza con atteggiamenti, che sembrano fare intendere un certo livello di conoscenza questa estate. Si pensa che sia la sua nuova corteggiatrice Giulia D'Urso, ma a quanto pare non è lei, bensì una con cui ha avuto un flirt estivo. Giulio Raselli corteggia oltre di Uomini e Donne di Giulia Cavaglià. A questo punto vengono chiamate le due corteggiatrici rimaste in studio, ossia Giulia D'Urso e Giovanna Abbate, e parte il trono più consuetudinario. Ma Giovanna ha una certezza. Ossia che la scelta di Giulio Raselli sarà secondo lei proprio Giulia. Foto attaccante del 90 e tronista Uomini e Donne. E si arriva quindi al nuovo tronista di Uomini e Donne che è Carlo Pietropoli. Per lui ci sono tre ragazze, Jessica, Sara e Bruna. Le esterne sono andate bene in tutti e tre i casi. Ma arriva anche una vecchia consocenza della trasmissione, ossia la corteggiatrice Cecilia Zagarrigo. Mentre non sembra che il trono di Veronica Burchielli non sia così sicuro. Diciamo pure che è in stand-by. Veronica Burchielli nei camerini di Uomini e Donne. Qualche particolare in più sulla scelta di Giulia Quattrociocche. Ad un certo punto Maria De Filippi chiede a Giulia Quattrociocche con chi voglia ballare un lento e il fortunato è Daniele. Un ballo molto stretto e intendo, alla fine è lo stesso Alessandro che gli dice che se gli piace così tanto lo scelga. E questo fa la tronista.